Buongiorno amici del canale, oggi vi propongo un restyling un po' particolare. Questo mobiletto l'ho preso anni e anni fa al Balloon, che è un mercato di Torino molto particolare, fa proprio parte del quartiere antico di Torino dove ci sono tutti gli antiquari e una volta al mese fanno anche questo mercatino dove troviamo sia cose vecchie che cose antiche. Lui non è antico, è vecchio, ma mi ha affascinato tantissimo il suo decoro, le sue tonalità. E voi non lo vedete bene perché da qui si vede poco, ma il piano superiore, soprattutto in questo punto, è tanto rovinato, tanto usurato. Quando l'avevo comprato, pensate, quasi 7 anni fa, avrei idee poco chiare e ho detto lo acquisto e lo risistemo, ma non ne vale proprio la pena. Il suo valore non è elevato, anzi pochissimo, forse l'ho pagato 20 euro, una sciocchezza, e lo voglio rendere super chippy, quindi super scrostato, super contemporaneo. Parto con cera jasmine alla base che mi permetterà di scrostare bene tutti i miei strati e poi vi stupisco con 2 o 3 strati e uno stencil bellissimo. Partiamo! Nel frattempo svitate i miei pomellini, che erano avvitati solo da una vite, e li pongo qui all'interno del mio contenitore e li copro con aceto e sale. Sapete che è il mio composto perfetto per farli tornare belli, lucidi, come nuovi. Voglio che brillino. Il sale serve, perché comunque per creare questa soluzione sbiancante serve, quindi non lesinate, in quantità piuttosto elevata. Come vedete ho fatto un fondo solo di sale. E adesso aceto comune, di qualsiasi tipo, bianco, qualsiasi aceto che avete in casa. Li mettiamo un po' così e lo lasciamo qua. Lo lascio un'oretta o due e poi li massaggio. Mi raccomando, ogni tanto dovete smuoverli, in questo modo si scioglie un pochettino il sale e crea bene il suo composto, ok? Dopodiché prendo una spugnettina per i piatti, un po' di sapone neutro e li lavo normalmente, poi li asciugo e saranno perfetti. Parto spalmando la mia cera nei punti in cui voglio che scrosti bene. Ricordate che la cera non fa assolutamente attaccare la pittura, quindi anche se passando la pittura vedete che in effetti fa grip, poi scaldandosi col tempo scrosterà, quindi occhio, la cera va messa solo dove si vuole veramente scrostare. Io ne metto poca perché non voglio avere quell'effetto chiazza, voglio avere un effetto scrostatino molto delicato. Uso il mio pennello a punta e vado proprio solo dove vorrei vedere la scrostatura. Poca e ne scarico ancora e la lavoro così. Ovviamente io su questo mobiletto ho già fatto preventivamente AVA. E ora mi occupo solo di fare questo passaggio che mi aiuterà dopo a non far fatica a scrostare ancora meglio. Un goccino qua, perché questa lavorazione mi piace sempre tanto. La gambetta, poco. Quest'oro, secondo me, nel momento in cui sarà scrostato, sarà veramente bellino. Anche qua nel bordo. Qua. Un po' qua. E un goccino anche, picchietto e tampono qua. Perché non mi spiacerà vedere un po' di questo bel fregio. Ovviamente disegnato. Continuo anche di qua, qualche tocco in questo punto, anche di qua, ovviamente anche sopra, anche se purtroppo ormai c'è veramente poco oro, è veramente molto 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 rovinato, ma è proprio questo il bello di avere tutta la libertà
di poterlo ricreare, il mio decoro, come voglio e scrostarlo a mia volta. Un piccolo reperto, sembrerà. Parto creando il primo strato e ho scelto di stendere su tutta la superficie una bella mano di rocher. È un colore molto coprente, molto caldo e starà bene quando si vedranno le scrostature dorate. È un colore medio e ben si adatta sia ai colori freddi, ma scuri, che ai colori caldi. Quindi, pennello Elizabeth, che è un pennello eccezionale, molto morbido e aiuta la coprenza già in una mano, e rocher. Vedrete che è talmente un colore bello, cremoso, pastoso, che è una goduria stenderlo. Guardate. Entriamo bene anche nei disegni e stendiamolo dappertutto. Ho già messo ai lati del mio cassetto il nastro carta, così posso veramente colorare tutto in tranquillità. Non mi preoccupo che il cassetto poi non scorra. Anche il bordino superiore, una bella finiturina. E voilà. Guardate con una sola mano la coprenza, eccezionale, mamma mia. E ricordate che sotto abbiamo anche la cera, quindi. Il mio rocher è bello asciutto, secco secco, e quindi passo uno strato delicato, non troppo abbondante, di craquelé. Perché? Perché voglio che comunque tra la prima e la seconda mano ci sia questa screpolatura delicata del secondo colore, in contrapposizione. Non dappertutto, perché non voglio che faccia appunto questa ragnatela ovunque, solo dove voglio io, una cosa abbastanza discreta. Ricordatevi che ci saranno dei punti che salteranno dopo perché abbiamo messo la cera, quindi attenzione a non mettere il craquelé solo dove avete messo la cera, altrimenti poi non ci sarà abbastanza screpolatura. Uso un altro pennello a punta perché mi trovo benissimo con questo pennello a stendere cera e craquelé, e picchietto dove mi piace. Picchietto perché voglio una screpolatura delicata, non troppo evidente. Sapete che più liquido craquelé mettete e più la screpolatura sarà importante. Vedete, io do un po' più di craquelé in questi punti dove voglio far sì che sembri quasi l'usura, magari anche un po' intorno al pomellino. Se ne ho messa troppo, mi raccomando, non deve esserci poi la goccia di craquelé, quindi vado poi magari un po' a togliere anche. Vado ovviamente anche sul bordo, perché voglio che sia una cosa unica, anche qua. A questo punto. Voglio che sia una cosa molto molto delicata, il craquelé. Mi raccomando, se avete abbondato, ne avete messo troppo, toglietelo, perché non è mai bello quando ci sono le colature, figuriamoci le colature di craquelé, osceno.
Se volete rendere il craquelé ancora più naturale e avete paura magari che ci siano dei rimasugli che possono creare degli avvallamenti, utilizzate la nostra spugna. È fantastico perché se voi la prendete, vedete, è molto incongruente, e tamponate, andate a rendere proprio la superficie ancora più delicata e tamponata e non ci saranno né gocce né avvallamenti. Sono un po' quello che, diciamo, rendono il craquelé quasi quasi finto. Invece in questo modo sembrerà molto più naturale. Ovviamente poi si lava, quando si usa per altri progetti, però visto che comunque è un aiutante valido da avere sempre in casa, ricordatevi di questo utilizzo della spugna, che secondo me è ottimo. Vado in alcuni punti dove voglio far sì che esca il mio disegno e capirò poi solo dopo se carteggiare o lasciare un po' di craquelé. Enfatizzo in alcuni punti piuttosto che in altri, tipo qua mi piacerebbe che in alcuni punti uscisse, e anche qua lavoro un po' con la spugna, così non sembrerà troppo artefatto la stesura del craquelé, ma sembrerà più delicata e originale. Ed è una spugna apposita molto incongruente, e quindi la forma che lascerà sulla superficie è molto delicata e naturale. Le lavorazioni sui mobili fatte a pennello e spugna sono molto più naturali. La mano che stenderò in questo momento in contrapposizione al rocher è il fantastico Royal Green, la mano di colore che proprio non poteva mancare su questo mobile, perché secondo me legherà benissimo tra la tecnica del cippi e la scrostatura dorata che ci sarà alla base. È un verde profondo, diciamo spento, ha un qualcosa di salviato dentro ed è molto 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 coprente. Infatti secondo me lo adorate, perché è una delle tonalità Magic Paint, lui, il Sunset Blue, toni molto molto profondi e estremamente coprenti. Secondo me vi piacerà tantissimo l'abbinamento. Sempre pennello Elizabeth, lo carico per bene in modo che sia bello pieno all'interno, lo scarico sempre accarezzando le sue setole ai lati, e attenzione adesso perché probabilmente qualche crepettina di craquelé verrà fuori velocemente con riscaldamento molto molto alto, e quindi si asciugherà velocemente e verranno subito fuori le crepe di craquelé. Mi raccomando, sul craquelé non si passa più volte, deve essere buona la prima. Quindi l'avete passato, basta, si va oltre, perché altrimenti rischiate di spostare il craquelé. Un colore che mi piace tantissimo, molto profondo, molto contemporaneo, ma anche perfetto per gli abbinamenti di oggi. Vedete che con una mano ho la copertura totale, quindi se adesso ci saranno le crepettine sarà perfetto, perché con una sola mano avrò sia la copertura totale che il colore definitivo con il craquelé. Faccio che far subito il mio bordino. Per me è importante avere proprio le finiture precise, precise. E via, ora aspettiamo che il craquelé venga fuori. Il pennello Elizabeth è perfetto in questo caso perché è molto morbido e proprio tende a stendere e a coprire facilmente, e quindi quando si deve fare una stesura come quella mia di oggi, precisa da subito, aiuta tantissimo. Il pennello fa la differenza quando si usa craquelé. Un pennello troppo rigido, con una setola troppo rigida, potrebbe spostare addirittura il craquelé. Pian pianino faranno fuori le crepettine. Io vado avanti.
Il craquelé sta venendo fuori e sapete che si vede ben bene quando gli strati di pittura iniziano veramente a asciugare al 100%, quando inizia a tirare la pittura, ma ovunque sono uscite delle screpolature meravigliose, proprio come le volevo, disomogenee, naturali, bellissime. Ora ci sarà il prossimo step. Il mio stupendo stencil boucle chic steso su tutta la superficie quasi come se fosse una tappezzeria, in modo molto, diciamo, leggero, disomogeneo. È venuta a aiutarmi, sapete che lei insieme a me, insieme a Jo, che ha creato questo bellissimo disegno, creiamo capolavori con gli stencil. Allora, ti piace qui? Sì, sì, partire dal centro. È giusto così? Sì. O al contrario? Corretto. O al contrario? Dici di mettere la punta in alto? No, no, del materiale. Ah, il materiale. Parliamo del materiale? Sì. Questo stencil ha un lato molto liscio e un lato che ha una leggera bordura. Voi ritenetevi liberi di scegliere il lato. Io mi trovo meglio a mettere, quando uso pittura pura, il taglio in sotto. Quando uso invece lo stencil materico, il contrario. Quindi il taglio all'insù. Io lo amo così, in questo punto. È abbastanza centrale. Ti piace? Sì. Va bene? Userò sempre il mio rochet. Lo scarico ben bene sul cartone e poi inizio a fare lo stencil. Questo stencil non lo voglio precisissimo, lo voglio vintage, un po' vedo non vedo, però è sempre comunque a vostra discrezione. Se ti vuoi scegliere il modo di ricreare uno stencil, se preciso, se un po' più ovattato, sfumato, bicolore, un colore unico, pasta materica, oppure come faccio adesso io, un solo colore. Mi aiuti, Emma? Sì, certo. Vai. Quando avete il tamponcino molto scarico, potete anche provare a accarezzare in questo modo, ma mi raccomando, deve essere veramente tanto scarico, quasi come se dovesse essere un filo di trucco sulle guance. In questo modo evitiamo che sbavi sotto lo stencil, ma se avete il tamponcino bello carico di colore non lo fate, mi raccomando, perché altrimenti sbavate dappertutto ed è un pasticcio. In questo momento io in alcuni punti picchietto, in altri massaggio. Sarà ancora più leggero, non vedo, non vedo. Ci siamo quasi. Mezzo. E voilà. Non volevamo un effetto troppo rigido, troppo preciso, troppo evidente. Volevamo una cosa un pochettino, vedo, non vedo. E voilà. Molto delicato. Ora lo ripropongo, ma al contrario, girandolo, in questo modo. E continuiamo con lo stencil. Thank you.
Adoro letteralmente questo effetto tappezzeria, mi piace veramente tanto tanto tanto. E adesso non vedo l'ora di vedere saltare fuori tutti gli strati sottostanti di vernice, di usura del tempo, le crepature dorate che miscelate al mio craquelé saranno veramente pazzesche. Quindi mi serve un phon termico, non troppo caldo, io l'ho impostato sui 350 gradi, quindi mi raccomando, se avete phon termici che si possono regolare vanno anche a 600 gradi, non usate la massima potenza che se no è un peccato, rischiate di sverniciare tutto. E va usato con criterio, nel senso che in alcuni casi io sbecco subito, ora vedrete come con la spatolina, con geppetto, e in altri casi invece passo tutto il phon termico, faccio creare le mie microbolle e dopodiché passo a scrostare dopo un po', perché voglio che ci sia lo strato che viene fuori dalla base ma con piccole scrostature, non voglio fare un effetto cippi con delle grandi pezzi di vernice che si scollano, no, voglio una cosa piccola e molto discreta, ok? Quindi lasciamo scaldare bene il phon termico, passiamo sulla superficie e screpoliamo con calma. È importante utilizzare una buona spatola, tipo geppetto, perché è una punta affilata, ricordate sempre. E la punta affilata fa sì che le scrostature vengano ancora meglio. Parto dai cassetti e faccio creare le bollicine pian piano. Vedete che iniziano a crearsi le bollicine? Man mano che vengono fuori le bolle, io mi sposto, non sto lì, perché se stessi ferma lì farei assolutamente screpolare tutto, perché verrebbe una bolla grandissima e si scrosterebbe tutto. Invece io faccio creare sulla mia superficie delle micro bollicine che tra un po', quando sarò a fine cassetto, lo vedrete, si scrosteranno in un modo fantastico, molto molto bello e realistico. Vedete che man mano che il mio phon termico passa si gonfiano queste bolle, poi io fino al fondo del cassetto lascio più o meno sigillare e raffreddare. Quindi siamo poi arrivati alla fine, riparto con la mia spatola geppetto e scrosto. Voilà, fermiamoci un attimo. Veniamo qui e vedete che ci sono ancora tutte le bolle che hanno scrostato. Piano piano con la mia spatola spacco dove voglio e scrosto dove voglio. Vedete che si intravede la parte dorata della vecchia patina e il mio stencil sembra veramente un dipinto nuovo scrostato. Se voglio scrostare di più, mi basta semplicemente riprendere il phon, aumentare le bolle e scrostare di più. Thank you.
Passo su tutta la superficie una spugnettina abrasiva fine, almeno tolgo via i pezzettini che si scrostano, perché poi lo metterò in casa, ovviamente non voglio che scendano pezzi di vernice, ma soprattutto lo voglio più vellutato, in questo modo. Ora tolgo via la polvere e passo un panno in microfibra umido. E guardate che spettacolo la superficie. Prima di farvela vedere protetta a cera. Guardate, ora che i colori diventano un pelino più brillanti, senza la polvere. Guardate che spettacolo. Le tonalità che si miscelano. Bellissimo. È un verde ipnotico. Bellissimo. Rimetto i suoi pomellini perché sono veramente perfetti. Li ho lavati e hanno tirato fuori una tonalità pazzesca. C'è del rum all'interno e quindi un po' sono aromati, un po' sono dorati. Secondo me sono stupendi. Visto che sono così perfetti, non si cambiano. La grandezza è giustissima per le proporzioni del mobile. Sono sani e si devono salvare. Sono dei piccoli gioiellini. Una passata vellutata di cera jasmine che sigilla il tutto, che blocca e mantiene la sua bellezza intatta per tantissimi anni. Non antichizzo, perché mi piace tantissimo così. Io mi blocco sempre un pochettino fino all'ultimo, non so mai la tecnica che faccio fino all'ultimo momento. Quando lo vedo bello, finito nel suo insieme, capisco poi se è ora di smetterla, di fermarmi, o se serve ancora un passaggio. E oggi mi piace proprio tanto così. Passo un po' di cera anche sul pomellino, così lo sigillo. E domani, quando andrò a massaggiare bene la superficie del mio tavolino, sarà veramente... Anche questo restyling è finito e l'ho messo in casa. È troppo bello, sta veramente bene qui, sta bene in questo angolo, prende una bellissima luce e ha un colore veramente eccezionale. Il Royal Green è un colore veramente, veramente, veramente bello, pieno e rilassante. Questa tecnica mi piace tantissimo e lo stencil così anticato, così rovinato, secondo me ha veramente un qualcosa di antico, un profumo differente. Provatela questa tecnica. Spero che vi piaccia, scrivetelo nei commenti, al prossimo restyling.